Ciao, io sono Miguel e ti do il benvenuto in questo nuovo allenamento. Ti servirà un cronometro, ma questo ci posso anche pensare io, una bottiglietta d'acqua perché mi raccomando è importantissimo mantenersi idratati e un asciugamano perché ti anticipo già che suderemo tantissimo. Ah, quasi dimenticavo, ci servirà anche un tappetino o un altro asciugamano da mettere per terra per non bagnare tutto quanto il pavimento. Ok, adesso andiamo a vedere il primo esercizio che sarà un jump squat. Praticamente è uno squat con salto, quindi andiamo nella posizione di squat e saltiamo con tutta la forza che abbiamo dentro di noi. Scendiamo nella posizione di squat e saltiamo. Scendiamo e saltiamo. E se lo vogliamo alleggerire questo esercizio basterà fare uno squat, quindi andiamo su e andiamo giù e andiamo su e andiamo giù. Mi sembra tipo una di quelle lezioni anni 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E andiamo giù e andiamo su e andiamo giù e andiamo su. Ma non arrendetevi subito, il mio consiglio è di partire col jump squat, quindi con lo squat con salto, e dopo, se vi rendete conto che non ce la fate, allora alleggerite. Oppure, al massimo, iniziate da quello leggero e poi comunque provate a fare quello un po' più pesante e vi rendete conto poi se farlo oppure no. Mi raccomando, una cosa importantissima, quando fate lo squat, il ginocchio non deve mai superare la punta del vostro piede. Mi raccomando, altrimenti andiamo a fare un casino. E ora andiamo a vedere il secondo esercizio per il quale ci servirà il nostro amico tappeto o asciugamano. Io nel dubbio prendo entrambi perché sudo tantissimo, ma questo ragazzi è un esercizio bellissimo perché ci farà lavorare gli addominali, i glutei e le spalle, quindi fa tutto in realtà ragazzi, quindi morirete, mi odierete. Si chiama Bird Dog e dobbiamo praticamente estendere un braccio con la gamba opposta, così come sto facendo io in questo video. Mai andare ragazzi ad incurvare la schiena, mi raccomando, per tutto quanto l'esercizio la schiena deve rimanere dritta. Ok, spero l'abbiate provato anche voi. Adesso andiamo a vedere il terzo e ultimo esercizio. Dovete praticamente saltare e toccare le ginocchia con il palmo delle mani. Mi raccomando, sono le ginocchia che vanno a toccare il palmo delle mani e non il contrario. Quindi non è che ci incurviamo per andare a toccare queste ginocchia. No, no, no. Si sollevano le ginocchia finché toccano il palmo delle mani. Mi raccomando, non spaventatevi. Non dite che è impossibile, ragazzi. Si può fare. Saltate, dai, provatelo. Vi sto vedendo, eh. Sto vedendo che non stai facendo niente, vai, prova. Ti sei spaventato, eh? Scrivi nei commenti se ho azzeccato e non stai facendo niente, oppure se mi sono sbagliato. E so già che ti starei chiedendo cos'è che ho attaccato oggi al mio fianco. È una banda che mi permette di calcolare le calorie che andremo a bruciare in questo allenamento, così le potrete sapere. Ma ora riepiloghiamo. Il primo esercizio lo faremo per 30 secondi. Il secondo esercizio giù per un minuto e il terzo lo faremo ancora per altri 30 secondi ragazzi, e poi vi sarete guadagnati un bel minuto di pausa. Io prendo già il mio bel cronometro e si inizia subito con l'allenamento ragazzi, mi raccomando, in posizione e si inizia, woohoo! Spero che nel frattempo non ci siamo dimenticati qual era il primo esercizio, praticamente lo squat con salto, andiamo giù e andiamo su e andiamo giù e andiamo su. Beh, non so se devo fare per tutto quanto il video l'allenatore anni 80, ma ragazzi, mi raccomando, non mollate perché so che ce la potete fare. Vai, 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 salta che ti vedo, eh? Ti vedo. E cambiamo ragazzi per il secondo esercizio, il bird dog. Ci mettiamo in posizione e iniziamo. Abbiamo un bel minuto intenso. Mi raccomando, strizzate quei glutei e mi raccomando, porcellini. Questo è uno di quegli esercizi che mentre lo fai dici: ma cos'è che sto facendo esattamente? Ma in realtà non sento niente, anche perché dura un minuto, quindi dice vabbè, magari è perché è più leggero. Ma ragazzi, domani ritornerete qui in questo video e mi scriverete come vi sentite. Tutti i dolori, vi assicuro che vengono proprio da questo qua.
E ci prepariamo a cambiare di nuovo, ragazzi. Voglio belli carichi. Vai, 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 vai. Salta, salta, salta. Woohoo, salta. Mi raccomando, 30 secondi pieni. La velocità del salto la decidete voi, più lenta, più veloce, l'importante è che fate tutti e 30 secondi. Io adesso qua sono diventato pazzo e mi metto a saltare come un pazzo. Non si molla, dai che manca poco, vai, 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 manca, Bene, 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 dai, ci possiamo fermare, andiamo a bere un po' d'acqua, un minuto di pausa, ragazzi. Qual è il miglior momento di questo minuto di pausa, ragazzi, per dirvi di riprendere il telefonino, quello che volete, dove mi state guardando, e lasciare un bel like per questo allenamento, ragazzi, per la fiducia, perché so già che lo state sentendo, so già che già dalla prima serie lo state sentendo, e se è così, lasciatelo questo like. E mi raccomando di fare sempre un riposo attivo, non stiamo mai fermi, ci muoviamo un po' con le gambe, camminiamo, giriamo, facciamo quel che vogliamo, balliamo, ma non stiamo fermi così, no, no, no. Ok, 5 secondi e si ricomincia, ragazzi, quindi ritorniamo in posizione e partiamo col primo esercizio di nuovo. Posso immaginare che già da questa serie si iniziano a sentire un po' più le gambe e mi raccomando, però, se ce la facciamo non molliamo, saltiamo sempre, e se non riusciamo a saltare abbiamo sempre l'alternativa di fare quello un po' più leggero e quindi senza il salto. E si cambia esercizio, ragazzi, si ritorna giù, di nuovo il bird dog per un altro minuto, ragazzi. Questo sarà il momento di pace di tutto l'allenamento, perché so che è quello, diciamo, un po' più leggero quando si realizza. Ma domani, mi raccomando, lo sentirete tantissimo. Ultimi secondi di sforzo, ragazzi, ultimi secondi e ci carichiamo, ci asciughiamo un po', ci ricarichiamo per andare a fare gli ultimi 30 secondi di questa serie col nostro magnifico salto. Woohoo! Salta, salta, ragazzi, una cosa che faccio se non ce la faccio, mi metto ad urlare, a fare ancora più forte. Vai, 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 vai! Se vedi che proprio non ce la fai, saltella un po' sul posto, ti riposi un attimino e poi riprendi subito a saltare ancora, perché sono gli ultimi secondi, gli ultimissimi, e poi abbiamo meritato il nostro bel minuto di pausa. Dai, ragazzi, che ce la possiamo fare. Ti ricordo che puoi sempre moderare l'intensità di questo allenamento cambiando esercizi come il jump squat con uno squat normale, oppure cambiando il salto con le ginocchia con uno skip di ginocchia tradizionale. Beviamo un po' d'acqua, ricarichiamoci, camminiamo, non rimaniamo fermi, mi raccomando, e ci prepariamo per un'altra serie. Ok, ragazzi, si ritorna in posizione perché stiamo per ricominciare di nuovo con i nostri salti e squat. Vai, 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 30 secondi.
E ci prepariamo al cambio, si ritorna al nostro bird dog. Ragazzi, questo esercizio, questo proprio tutta questa routine di allenamento è abbastanza semplice. Fatemi sapere nei commenti se vi piace. Sono tre esercizi basilari che si ripetono uno dopo l'altro, ma so che anche se è un po' ripetitiva, adesso sarete, dovreste essere, almeno se lo state facendo per bene, tutti sudati. Almeno un pochino dovreste aver sudato. Ultimi secondi e ci prepariamo anche qua al cambio. Io mi asciugo un attimo perché sto sudando tantissimo, ma mi ricarico per fare gli ultimi 30 secondi di salto. Woohoo! Salta, salta. Se non ce la fai, mi raccomando, non devi farlo così tanto velocemente. Puoi farlo un po' a scatti, puoi farlo un po' più lentamente. Se proprio non puoi, non puoi, allora fai questo skip con le ginocchia. Ma mi raccomando, non fermarti. Non fermarti se non c'è la pausa. Anche perché sta ormai arrivando ed eccola qua la nostra pausa. Ci fermiamo per un altro minuto e ci prepariamo ad una delle ultime serie ormai di questo allenamento. Ne approfitto per ricordarti durante questa pausa che sul mio canale puoi trovare anche altri video, non solo di allenamento, ma anche per esempio What I Eat in a Day, che ti fanno vedere cosa mangio io in un giorno, puoi trarre un po' di ispirazione, puoi ricavarne nuove idee per nuove ricette da includere magari nella tua vita quotidiana. Quindi magari alla fine di questo video, se ti va, puoi andare a vedere la playlist. Se a questo punto della pausa non sai che fare, vale anche mettersi lì al centro con bella musica e ballare, 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 woohoo! Ma non distraiamoci perché si riprende! Vai, 30 secondi di jump squat e iniziamo così la quarta serie di esercizi, ormai la penultima. Ok, possiamo prepararci a cambiare esercizio, ragazzi, si ritorna giù al tappeto e mi raccomando, posizione, la schiena non si piega mai. Chi l'avrebbe detto, ragazzi, che avremmo mai fatto un allenamento così tanto pesante a casa? Ecco, questa è la faccia di tutti quelli che dicono che a casa non si può fare niente, che rimandano le cose perché poi non possono andare in palestra. Ma chi l'ha detto che c'è bisogno della palestra? Qua c'è Miguel! Tranquilli, tranquilli, è normale, anch'io sto morendo, non ce la faccio più, ma non mollo perché cambiamo posizione, andiamo a fare gli altri salti, i penultimi, quindi diamo tutto quello che possiamo. Vedete, io ormai sto morendo, ma nonostante ciò sto cercando di dare il mio massimo. Saltello, ma non mi fermo. Faccio un po' di skip, ma non mi fermo. Non ci si ferma mai, ragazzi. Chi si ferma è perduto. Ok, pausa meritata, un minuto di pausa, beviamo un po' d'acqua, ricarichiamoci per un po', baciamo i nostri muscoli che ci siamo fatti in questo allenamento e mi raccomando ragazzi, non mi mollate perché è rimasta l'ultima serie.
Io divento sempre un po' pazzo dopo tutte queste serie di esercizi, però non so perché esultare ogni volta mi dà una carica assurda. Abbiamo altri 28 secondi di recupero, mi raccomando, bevete un po' d'acqua, asciugatevi e prepariamoci per ricominciare tra 19, 18, 17, 16, 15. Dai, 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 si ritorna in posizione per l'ultima serie. Partiamo, vai, 30 secondi e poi ragazzi, domani belli fighi, voglio tutte le foto dei vostri addominali su Instagram, sul feed. Ma ragazzi, mamma mia, mamma mia. E sto morendo anch'io e quindi cambiamo esercizio, andiamo giù e riposiamoci un pochettino con questo bird dog, un minuto di bird dog. E ragazzi, ultimo esercizio dopo, ultimissimo di tutta la serie. A questo punto spero sentiate almeno un po' i glutei che bruciano, le gambe o le braccia che non ce la fanno più, ma va bene, è tutto normalissimo ragazzi, vuol dire che stiamo lavorando e che stiamo lavorando seriamente. Finalmente un bel allenamento, non molliamo! E ora voglio che tu ce la metta tutta quanta, si cambia esercizio, le pile belle cariche, si salta, 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 woo, woo, woo. Dai che sono gli ultimi secondi, dai che è l'ultimo esercizio, ce la puoi fare, io credo in te, so che ce la puoi fare, fai un po' di skip se proprio non ce la fai più e finisci in questo modo, ma non fermarti. 5, 4, 3, 2, 1, woo, sì, sì, ce l'hai fatta, lo sapevo, hai visto? Oh mio Dio, festeggiamo! Ma se vuoi fare ancora di più, possiamo fare un bel lavoretto di addominale, un po' di esercizio, li trovi nel mio profilo Instagram, questa volta guardate quanto sono furbo nel promuovermi. Nelle storie in evidenza avete ben due allenamenti che finiscono entrambi con addominali. Io mi congratulo con tutti voi che mi avete seguito fino ad ora, se vi è piaciuto lasciate un bel like a questo video e commentatemi scrivendomi se volete altri video allenamento come questo. Ora, come promesso all'inizio del video, vi faccio vedere quante calorie abbiamo bruciato e abbiamo bruciato ben 263 calorie ragazzi. Vi ricordo quelle sono delle calorie approssimative, sono quelle che ho bruciato io, non vuol dire che voi abbiate bruciato quelle. Io vi mando un abbraccio virtuale che è quello ve lo posso dare perché se foste qui vi riempirei di sudore e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!